Stiamo provando a giocare per la prima volta insieme un gioco nuovo, ormai abbastanza conosciuto per gli appassionati di gioco simil Phasmo. Ok, tolgo il doppio audio che mi sento di farlo ingrattignire. E questo gioco si chiama Demonologist. Penso che molti di voi lo conosceranno. E cominciamo a fare una partita. Vai. Cominciamo a fare una partita a Demonologist. Ok, provo ad allontanare un po' le cose qua, le luci. Ok, andiamo un attimo su OBS. Dovrei essere un po' meno saturo adesso. Potrebbe essere Molto carino cyberpunk stai messo, eh. se potrei fare anche un'altra cosa che potrebbe essere carina, che metto i fuochi d'artifici. I fuochi d'artificio, a parte che cambia pure con il gioco, no? Ehi, Chiara, Sì, ciao, ciao. ciao Chiara, benvenuta. Anche Chiara, tra parentesi, c'ha Demonologist. Non so se ti vuoi unire a noi, inserisciti volentieri. Stiamo iniziando a giocare proprio adesso. Vedo che stai bene nonostante le porchette di Ariccia. Che non è scontato, Non è scontato, eh. No. che me l'hanno raccontata alcune, abbastanza, diciamo, piene di vermi, tipo cosa allucinante. Comunque, e stiamo cominciando a giocare proprio adesso. Io volevo vedere come sto se mi metto in modalità party. Ecco cosa succede alla mia faccia un attimo. Ecco, così cambiano. Però sono uguali, così vado cambiando. No, allora facciamo fuochi d'artificio. Ecco, così manteniamo la. No, sono sempre uguali. Ma perché? Ma che fa se scimmie? Perché sono uguali le due lampade? Dovrebbero essere differenti. Hanno fatto un aggiornamento e l'hanno scassata, sta cosa. Andiamo a fare uno shoutout subito a Chiara. Ok, quindi SH, facciamo quello ufficiale alla nostra Seung Tifa, che gioca a tanti bei giochi, e mi raccomando anche di ricambiare con come si chiama? Un bel follow anche a Warlock, che ora lo andiamo a fare pure. Ci sono, ci sei? La prossima si va bene, ok. C'è Steve, ce lo saluti tanto. Arriverà ora pure lo shoutout per Steve. Dobbiamo aiutare il canale di Warlock un attimo a risalire, perché purtroppo gli No, ha vabbè, fatto lo scherzo su Twitch. chi se ne frega, non è rilevante la cosa, cioè Ma sì, preoccupa. no, vabbè, però c'avevi tanti follower. No, ma di che? Ciao, Gliel'ha tolti praticamente Twitch, vabbè, capito? Saluta, ce l'ho visto le foto di ieri e purtroppo la distanza. Mi dispiace tanto di non riuscire a essere, non dico tutte le sere con voi, ma ogni tanto mi piacerebbe poter salire e venirvi a trovare. Ma la distanza che c'è è abbastanza, e i bambini pure che ho, insomma, non mi aiutano in tal senso. E allora, questa è la casa. In questa casa diciamo che c'è una specie di lobby, no? C'è la lobby. Dove tu puoi andare a comprare anche altre cose, tipo puoi comprare il gatto che cammina qua dentro, puoi prendere la radio, Ah. delle cose di abbellimento. E poi inoltre si vede anche tutta l'attrezzatura, anche quella che magari ancora non ci possiamo permettere, perché siamo tutti e due totalmente scacciati dal punto di vista economico. Ma qua quando muori ti togli l'attrezzatura pure qui? E mi sa di sì, mi sa di sì. Caprei costa un botto la roba. Sì, infatti io non sono riuscito ad andare avanti col gioco proprio per questo motivo. È una bella rogna. E allora andiamo in multigiocatore, crea hobby, privato, metto 3, così poi si può aggiungere anche Chiara, regione, Europa, italiano. Ok, crea. Va bene.
E ora io dovrei essere capace di darti sta lobby, giusto? Sì. Dovrei. Ah, password lobby, ho trovato. 74F01 0B. Dai, ce l'ho fatta. Però mi piaceva di più prima. Questa cosa che ho la luce uguale da entrambe le parti non mi piace. È strano perché Ma che cazzo stai, mutande? gli effetti prima c'erano. No, Ma sono pari perché. Feller, guarda, pari Rudy Feller, qua. In Ah, mutande. mi pareva nella vita reale. No, no, guarda. Sì, così funziona. Se vedi è molto più bella, è molto più bella Chiara, voglio dire. In mutande fa molta più figura lei. C'è un bel di dietro quando ti cammina avanti che ti sculetta di Ma fronte. io sono vestito invece, di me sì. Penso, sì, sei vestito, sì. Ti parte vestito, poi c'è la personalizzazione del Cioè l'hai gioco. messo tu? Sì. Capito? Si può andare a sistemare come preferisci. Allora, ora ho messo di nuovo fuochi d'artificio. Sto figlio di puttana. I fuochi d'artificio che sono uguali da tutte le parti, ma che è sta stronzata? Vabbè, ok, niente, ci rinuncio. Ci rinuncio, vado in gaming e dopodiché lo cambio a mano. Ok, a destra dammi una luce rossa. Ok. Dovrebbe essere. Vediamo. Va bene, dai, non mi dispiace. Ok. Andiamo nel gioco. Abbiamo già perso un botto di tempo. Quindi abbiamo qua il pronto, quindi quello che succede è che tu premendo E entri ed esci da questi tre schermi che ci sono. In questo momento, allora, sulla mappa a sinistra ci sono, io ho due case aperte, la casa abbandonata e l'altra si chiama Cyclone Street. Prima mi pare che avevo solo la casa abbandonata. Ah, e fa quella più piccola. E forse è questa Cyclone Street, la casa più piccola, l'altra è più grande. Poi c'è questa schermata centrale dove ti fa vedere gli strumenti che ci sono. La difficoltà l'abbiamo messa facile. E poi c'è questa parte qua a destra dove puoi premere su strumenti, personalizza Mancia una lira. personaggio, immobiliare per comprare le altre case. E anche le cose da comprare per il rifugio. Io Mando, c'è una lira, vai. purtroppo neanche io posso andare a prendere altre cose. Allora, hai messo pronto? Scegliamo questa Cyclone Street. Ok, e No, no, andiamo. no, no, aspetta, aspetta, aspetta. Devi fare casa abbandonata perché quella lì è livello 3, io non ci posso entrare lì. Non te la fa fare anche se ci posso andare io? Non credo. Ok, va Provamelo. bene. Non lo so. Vabbè, non ha importanza. Ciao Fabio, benvenuto. Ciao Fabio. Allora, sa salutiamo anche Tsuki che sarà lì nelle vicinanze. Allora, facciamo uno shout out a Steve pure. Eccoci qua. Bene, quindi stiamo pian piano shoutando tutti, grazie per essere qua ragazzi, benvenuti, ci vedete qui con Warlock alle prese con Demonologist, anche se ancora non abbiamo cominciato la partita. Abbiamo Allora, Rudy andiamo a Feller in mutande selezionare qua che... esattamente che va camminando, mi devo cambiare il personaggio con una donna, almeno No, così dovrebbe basta se ti metti essere. una maglietta, vince lo stesso. Sì. Perché io so che hai fatto tutte, se hai venduto i vestiti. No, No. magari ti avessero pagati, ti immagini? Qua sono di un tirchio. Immagino. Allora dice almeno vestiti un po' cotto cocotto.
Esattamente, Pocoton Par. Allora, vedi qua sta schermata, in questo primo schermo. Qua praticamente c'è rilevare, ti dice rilevare il tipo di fantasma, si chiama Rishi Ains. E ti dice che con la Spirit Box non c'è bisogno che sei da solo. Perché, insomma, non c'è bisogno. Utilizzate gli strumenti per individuare il tipo di fantasma, aprite la tavoletta J per selezionarlo. Gli obiettivi opzionali si sbloccano dopo che hai indovinato il fantasma. Le Ok, tocca trovare i dita adesso tizio. dita, l'hai letto Vedi? dove? Le cinque L'esorcista del dita per fantasma? Sì. l'esorcismo, sì. Se ci riusciamo, giusto? Sì. Perché purtroppo non avendo la sanità mentale, restare dentro diventa una specie di suicidio. E poi fai in modo che il fantasma spenga la candela, e correggi tutti i crocifissi e segui il rituale sul pentagramma, una cosa del genere. Non so quanta sanità ci costerebbe. E allora, quello che si vede qua è importantissimo, sta cosa enorme con lo scarafaggio sopra è l'EMF. Poi abbiamo la Spirit Box, che quando tu la premi il tasto sinistro, vai in primo piano e puoi parlare, penso premendo sempre V, e si accende il fantasma, questo fantasma che c'è disegnato, si accende e diventa di colore verde, quindi si vede abbastanza facilmente. I lanci sono come forewarned a terra, per abbassarsi c'è il control. Quindi la butto qua sulla porta perché questa cosa non diventa più visibile. Allora, questo di qua è lo specchio. Mi stai seguendo da Twitch? Ok, così mi vedi. Allora, facendo con il tasto sinistro e guardando all'interno della lente, se vedi una specie di macchia di forma tipo rombo, è una macchia biancastra che un po' cambia luminosità. Allora lì hai la macchia ectoplasmatica, oppure ci ha sburrato qualcuno. E questo è un altro oggetto. Poi questo qua rotondo, qua si chiama SG. Nel momento in cui lo devi andare a posizionare, premendo la G, se ruoti la rotellina, cambia, gira in senso orario e antiorario. Questa cosa ha importanza perché se non gli passa di davanti nella direzione giusta, non lo blocca, non lo fa mostrare. Questo serve a fare mostrare il fantasma, questa specie di porco disco. E poi ovviamente quella è la tela, cioè questa che vedi in mano mia è la torcia delle impronte. E la buttiamo pure qua. Le impronte non è detto che si trovano sulle porte, si trovano pure sui muri. E poi qua abbiamo due torce, per fortuna, con la F, flashlight. Pensa che è F flashlight, e così lo ricordi che non è la T. Prego, tasto sinistro, vabbè. Ok. E poi abbiamo la tela che funziona allo stesso modo. Anche questa va fatta, si può fare ruotare nel posizionarla. E che succede? Se, viene disegna qualcosa sulla Ah, tela. è tipo il libro, ok. E dopodiché abbiamo, e probabilmente l'ho dimenticata come una mini testa di cazzo. Non l'ho aggiunta perché le cose vanno caricate. Vedi, questa è un'altra cosa. Ho dimenticato di aggiungere tante cose, quindi usciamo e facciamo un'altra partita. Perché io ho comprato qualche cosa tipo la candela, la videocamera, la macchina fotografica e qua mancano. Quindi è inutile fare sta partita Ma ora. il fantasma come si fa a mettere? E il Ah, fantasma così. con la J. Vai in Vai. evidenze e si selezionano queste cose. E conviene che usciamo fuori. Vai. Aspetta. Seguimi. Ah, proprio fisicamente? Sì, mi devi seguire. Dobbiamo andare alla macchina. Ah, premiamo. Non mettiamo nessun fantasma. Tanto. Vabbè, niente, tanto non possiamo metterne un a muzzo. Non dovrebbero esserci problemi.
Io sto mettendo Poltergeist. Ah, non ho avuto il tempo di metterlo. Va Ah, bene, perché tu ho fatto buttato fuori pure a te. niente. Sì, fa Vabbè, niente. che cos'era? Tanto Shade, quindi non avrei Ah, indovinato. vabbè. Perfetto, torniamo indietro. Un attimo solo che devo ricordarmi che devo. Ecco qua, vedi, allora abbiamo un crocifisso, una candela, una telecamera con treppiede e una fotocamera. Sempre meglio di non averli. Ah, c'è stato un aggiornamento ieri. Infatti, quella figlia di puttana di Inzim ci ha giocato proprio per questo motivo. E c'è la Pocket Watch, il Pocket Watch, l'orologio da polso, e Stylish Restored Pocket Watch 500 costa. Lo potrei comprare perché ho 700. A che serve? Non lo so. Ecco. Poi c'è lo Sledgehammer, e anche questo è 500. E praticamente si dovrebbe poter utilizzare per rompere i muri. E as breaking rocks. Ma rocks non sono le rocce. Ma forse sono dei passaggi con quello lì liberi. Bravo, perché questo è il discorso. Ah. Praticamente lui a un certo punto ti dice: devi cercare un muro, per esempio tra le missioni opzionali, tra gli obiettivi opzionali, ti dice: devi cercare un muro dove si trova, dove c'è un passaggio segreto. Lo puoi trovare utilizzando quello specchietto delle macchie ectoplasmatiche, e poi probabilmente con questo Sledgehammer ti fa aprire una porta. Io, avendo 700 dollari, ne compro uno di questi. Come si compra? E Pocket Watch conviene. Premendo qua. Ah, dici Pocket Watch invece di Sledgehammer? Secondo... Ah, beh, uguale, uguale. Stessa cosa, bro. Sì. A culo. Sì, esatto. Nel senso che se È uno compra uno meglio. e ti esce altro. Dici, mettiamo quello nuovo che potrebbe essere, che loro lo Però, fanno spuntare spesso per togliere bug. però col martello ci apriamo la via, capito? Invece Pocket Watch che non so che serve. Non sappiamo niente, non sappiamo niente. Proviamo a comprare lo Sledgehammer e ce lo portiamo dietro. E speriamo, insomma, di poter comprare subito dopo un Pocket Watch. Allora, ora tutte queste cose sono state caricate. Poco fa lo avevo dimenticato. Nuovamente selezioniamo la mappa, usciamo e ora siamo pronti per iniziare. Prefetto. Eccoci qua. Ecco, ora vedi che in più rispetto a quelle precedenti abbiamo il crocifisso a sinistra. E poi c'è la candela e questo coso che praticamente è un treppiedi della Manfrotto con un telefonino Ah sopra. sì, l'avevo visto l'altra volta, sì. Abbastanza ridicola sta cosa, perché ci potevano mettere una telecamera più Vabbè, importante, adesso pure quando fai Jager tablet, no? L'hanno modernizzato, sì. giustamente. Poi qua c'è la fotocamera per non so a che cosa serva, fare le foto, ma non capisco dove si trova il martellone. L'hai messo, sì. Sì, penso che l'ho caricato. E mi piglio pure io la flashlight. Dov'è che è sto martellone? Boom, 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 boom. Dove minchia è il martello? Il martello Eccolo, bello. eccolo, eccolo qua. Appoggiato, Dov'è? vedi? Ah, sta Appoggiato alla... cosa. Sì. Una ascia bagascia è più che altro, perché Un'accetta da una parte e il martello sì, all'altra. perfetto, Vabbè. va bene, ok, è qua. Vai. Allora, diciamo che una delle cose, pigliati tu l'MF, che è una delle cose più importanti e più Vabbè. facili da utilizzare, perché già lo conosci. E poi ti direi pure, pigliati quello delle impronte, Ah, così ok. puoi governare facilmente come se fosse l'altro gioco. Dovrebbero essere te gli spazi. C'è chi va a messa e c'è chi va a caccia di demoni. Esattamente, visto che tutti Buongiorno. quanti andiamo a messa, caro Marco Mastro. Porco Dio. Ecco, grazie Amorante, mi hai tolto le parole di bocca.
Sì, diciamo frequentatori di messe proprio. Esattamente, dalla mattina fino alla sera, proprio se Gesù mi dovrebbe dare questo voto a noi. 100, 100, 100, 100. Para, 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 para. Trafaggio cammina quando cammino io. Sì, esattamente, esattamente, a questo tipo di cosa. Allora, aspetta che devo fare lo shoutout, mi raccomando di rimettere a Warlock. Ora glielo sto facendo. Warlock 0x. Mi raccomando di mettere il cuoricino a Warlock. Il canale che stai presentando non esiste, mi ha detto. Noi apparteniamo alla seconda categoria. Chi sono la seconda categoria? Quelle che ci vanno, quelle che non ci vanno. La Vai. seconda che hai detto. Quella di Amurant, probabilmente. Vai, partiamo. Allora, partiamo. Vai, vai. Ok, allora. Che piglio io? Piglio. A Spirit Box. Tu non l'hai presa la torcia. È qua Sì. Ce appesa. Vedo l'ho, guarda. l'MF io. Se vedi a te, aspetta. Ti faccio Ah, vedere. Eccolo. hai preso lo specchietto della sborra. Però c'ho pure la torcia, vedi? No, la Ah, tu torcia mi fronte normale. quello, dice. Ah, ho capito, sì. Uguale, Se, ma se vuoi prendere quello del uguale. vetro, se vuoi provare Uguale, uguale. quello. Eccolo. Vabbè, ok. Vai tu. Ok, visto che è la prima volta, magari prima dici lo vedo da. Lo vedi da me, sta cosa. Così per la prima volta dici, ah, è questa cosa di qua. Perché. Sono spesso anche abbastanza piccoli. Poi sto specchio può servire pure. Allora, la porta di uscita è questa, non è quella là sotto. Intelligente sta Ok? cosa. Si preme con la E e si possono accendere le luci. Sempre con la E. Quindi uno ogni volta che va in giro in ogni stanza, ebbene, vedi, ebbene che prema anche. Spegne il fantasma? Sì, fa un gran casino, anzi, non saltare in aria. Perché i jumpscare sono ovunque. Non è come quel gioco in cui giocavamo noi, quello che ti riempiva la stanza di demoni e ti faceva saltare in aria. Quello da suo punto di vista era tremendo. Allora, qua non ci siamo. Where are you? Ho avuto un 2 qui, eh. Sto, come te lo spiego? Praticamente se vai avanti. Ok, ti vedo nel corridoio. È qua, sì. Vedi? È un posto abbastanza classico questo. Sta dall'altra parte. Sta facendo volare cose. No, Raga, è qui, mi sa. È qui nell'altra stanza, sta succedendo qualcosa, non so cosa. Con stai tu? te ora. Ah, ecco, vedi qua due, no? Io lo lascio in terra, casomai, così ci ricordiamo il Ok, posto. sì, l'ha fatto qua. Diamo un'occhiata se riusciamo a trovare altre cose. E da piccolo io effettivamente facevo il chierichetto, per fortuna non ho avuto problemi di violenze sessuali, eccetera. Ha acceso qualcosa del genere? La radio là dietro, sullo sgabello. Qua. Io al momento non riesco a trovare robe. No, neanche io. Se facciamo una tornata, mettiamo la tela. Sì, c'è un 3. Ok, gli chiedo. Where are you? Where are you? Where Sembra are un you? delfino. Perché in questo gioco sono tutti in mutande? Ma perché siamo dei No, pervertiti? io sono Perché sono vestito, un guarda. pervertito io. No, perché siccome effettivamente, volendo questa la puoi lasciare qua e poi così possiamo caricare altra roba. Andiamo di qua. E sarà che è strano, no? Che fa strano. Minchia. Esorcista, tu.
Hai visto come sei andata? A me mi lagga, capito? Quindi non è che c'ho tanta. Ah, ok. A quanto l'hai messo? 7,20, 30? Sì, no, in realtà è proprio la grafica del gioco. Cioè, il processore a tappo proprio. Quello che. E hai provato a togliere tutte quelle cose che appesantiscono tremendamente, anti-aliasing. Sì. Ok. È proprio il professore che è una caciotta, lo devo cambiare. Gna fa più. No. Allora, E io abbiamo vai. questa cosa di qua, il treppiede. Sì, che Volendo, prendi tu? pialo Lo tu. prendo io? Sì, pialo tu. E poi pia la macchina fotografica. Ha Aspetta, detto si è video. bloccato tutto. Eccolo, vai. E È la macchina fotografica, acchiappa pure. tu sa? Là sopra, la vedi? In alto? Ah, questa qui? Sì, ok. Enorme. Poi io piglio invece le SG e la tela. Ok. Poi quanto abbiamo? Siamo molto molto alti in questo momento. Abbiamo fatto così un primo ingresso. Vai, faccio il video, lo mettiamo su Instagram. Fa una storia. Dice inserti Come in si posa con G, mutande. no? Sì, con la G e con la rotella per girare. Quando lasci G, lasciare la posizione. Ecco qua i bambolotti con un bel pianto di E mi sono accompagnamento. perso, dove? Qua Qua. e poi a Qua, sinistra sì. Ok. qua. Ok. In molti posti devi dire quello che c'è scritto qua. Anger. Anger. Qua non succede niente in questo. Io a mettere qua. Mi sembra di vedere il congelamento. È un Sì, 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 congelamento sì, sì. continuo. Quindi è Ok. una prova, no? È una prova, sì. Mettiamo pure la tela. No, evidenzia, vabbè. Temperatura e congelamento. La MF5 non c'è. Hai messo la tela? Ho messo la tela, ho messo quest'altro robo. Lo sai che secondo me andrebbe messo tipo così perché c'è passata avanti, no? O c'è se o Sì. deve essere proprio lì. Deve essere molto vicino come posizione. Ok. E la direzione spero di averla messa bene. Chi è che accende e spegni? Lui. È lui. Cercando di vedere se C'è uno c'è sgabello qualche fuori, ma. impronta, ma non vedo nulla. Ovviamente giocando a modalità facile, sai come a dare le prove. Giusto per da pure fare un po' di soldi perché Quant'è? 4? In questo momento l'MF4. però è là, eh. La zona è quella. Ma dove l'hai vista la parola tu? Che parola? Quella detto quando entri qua devi dire sta parola. Che parola? Ah, qua, guarda. C'è il quadro con scritto Anger, vedi? Anger. Ah, ok. E tipo ci sono nomi. E praticamente si aprono corridoi, si Dov'è? aprono. Che è successo? Non so, mi sa che è apparso. Io ho fatto una foto così tanto Ah, per. sei tu che hai fatto la foto? Ah no, però è successo qualcosa. E penso che hai fatto il flash. Hai usato tu il flash. No, ma è successo qui. Prova a Prima è scattare l'altra foto. successo qualcosa e poi io l'ho scattato. Ah, prova a scattare. Vedi? È Succede. Flash che fa le preflashate. Eh no, ma prima è successo qualcosa, eh? Ho sentito pure rumore. Ah, e non sappiamo che. No. Ormai Qua c'ho la divisa del mutanda. Vabbè, c'è chiuso la porta. non avendo sanità mentale, usciamo fuori e andiamo a guardare che succede dalla videocamera. Ah, c'è pure il piano di sopra? No, Sì, sei uscito? sto qua. Ok.
Ci sono, insomma, i stessi, secondo me, per esempio, qua tutto questo camminamento è una rottura di scatole. Sì, infatti. L'avrebbero potuta fare montare molto più vicina alla tenda. Fanno gli stessi errori di Fasmofobia. Ah, abbiamo anche una candela che però non ci serve come prova, ci potrebbe servire come opzionale. E infatti c'è, spenga la candela, per fortuna che l'abbiamo presa. Una cosa che Come? non capisco, questa cosa delle foto, tu le foto non penso che le puoi andare a riguardare. Non capisco l'utilità. Allora, per andare nella cam si deve premere E e poi si preme su cambia sorgente. Sì, no, quello ho visto, ma cioè, no, non c'è la visione notturna praticamente, non si vede niente. Non si vede niente, hai ragione. Cliccandoci sopra, ecco, si è visto la fiatella. Sì, ecco, che cos'era? Ok. No, era la torcia mia. Boh, c'è cioè qua. Ci sta facendo perdere tempo al solito. La Proprio candela così però. a Ma rompere le palle. la candela si accende da sola o c'ho l'accendino? Penso si accenda da sola. L'accendino mi pare che non c'è. Quindi possiamo però mettere la candela. E serve dopo. È una cosa che serve dopo. Però visto che dobbiamo rientrare senza nulla, dici lo portiamo già adesso. Vai, prendi la tua. C'è pure l'ascia. Pia, l'ascia tu. Quindi capito, per uscire si va alla macchina. Dico, ma Bisogna. la corsa infinita non c'è, no? Si No, stanca pure no, lì. no. 3 secondi, Ah, proviamo. no, Uno, no. due, tre, quattro. A 4 stacca. Cioè, qui gioco con Demonologist. Ah, qua si può provare a rompere qualche cosa qua con la mazza? Dal Non colpetto quello da invertito, non c'ha la. la mazzata vera e propria. Guarda, manco il vaso rompe. Sì, abbastanza cagata. Ah, lui ci sta facendo concentrare qua. Ecco che c'è 4. Tela, ha scritto la tela però. Ha scritto la tela. Ha fatto un quadro Ah, bellissimo. stupendo, cioè, ce lo vendiamo questo. Mi sa che serve solo per le pareti e mi sa che hai ragione. Disegno su tela, vai. Passa lì, eh. Non lo Temperatura, so, tela non so che cosa voglia dire sta cosa che è successa. e cosa? L'hai sentite ste urla, tutto No, fatto. no. Ah, quindi solo a me. Allora, Sembra abbiamo tutto. quattro possibilità. Eccolo. Ha parlato. Sì. Dice, ti troverò. Allora, proviamo MFC. Impronte sì. Però non è Ah, cinque. non può essere l'FG. Però guarda, MF non è 5. O Sì, sì. lo so, lo so. Potrebbe essere, potrebbe ancora darlo in questo senso. Proviamo di nuovo con la lentina. Sì, Manager. trovato, macchia ettoplasma. Vuoi Ah, ok. venire a vederle? È il demon, vai. Dov'è? Accanto alla porta. Aspetta, aspetta, che vedo dalla live. Sì. Allora, selezioniamo Ah, questo ecco, demon che e lampeggia. Ok. usciamo fuori. Sì. Anche perché, ripeto, non abbiamo pillole di sanità mentale.
sono cavoli. Oh, sono tutti in forma, tutti proprio fatti belli atletici personaggi, eh? Sì, come Ma noi proprio. come dei panzoni di 150 kg corrono. Infatti, Che cavolo, eh? uno Che quel fisico dovrebbe correre chilometri, è... cazzo, senza. Infatti, questo fisico che è ridicoli sono. Allora, abbiamo. Questa è che poi il gioco si trasforma in una specie di Devur, se deve diventare una corsa continua Sì. all'infinito. Vi ricordo che siamo anche su Kick, e quindi se volete potete seguirci anche lì, e lì trovate tutte le emoticon già sbloccate senza avere la sub. Tutte le emoticon nel canale sono già caricate lì gratuitamente. Allora, fai in modo che il fantasma spenga la candela, raccogli i sacchi di sale ed esegui il rituale sul pentagramma. Quindi dobbiamo trovare sto pentagramma, Sì. Ok. dobbiamo trovare i sacchi di sale e dobbiamo fare in modo che spenga la candela. Quella, la Beh, ragazzi. candela è già là e Esatto. quindi per ora ce ne freghiamo. Beh, Quindi cerchiamo sacchi di sale e pentagramma. io vado su. Tu vai su e io vado giù, perché c'è pure giù. Ah, vedi che c'è il crocifisso, c'è. Io buttiamo là? No, non serve. Qua il crocifisso è come difesa se ti Ah, attaccano. capito. Spento tutto, non serve più cazzo. Allora, che cosa dobbiamo cercare? Sacchi di sale e pentagramma. Il pentagramma è per terra enorme e rosso. Sì, sacchi di sale io non so cosa siano. E si è rotta pure la lampada. Sta torcia non si vede veramente niente, oh. Che cos'è sta cosa? Che mamma mia! Sì. Martina, mi ha fatto pieno l'infarto. Allora, ho preso qualcosa. Sì, ora te lo prendo. Prima mi fai pieno un colpo. Ah, vuoi aperto il dido? Ok. Hai scelto il momento più adatto, amore mio. Questo. Tieni questo. Lo potevi chiedere quando ero fuori. E questo, tieni. Tieni, pupa. Vai. Brava. Allora, sono praticamente dei sacchetti di sale per terra, piccoli piccoli, ma non è che lo capisci che sono sacchi di sale. Sembrano tipo dei fazzoletti. Ah, perché io qua trovo una bambola. Però non me la fa prendere. Che è una bambola voodoo? Tipo. Io vengo dal voodoo, fammi quello che vuoi tu. C'era il gioco, no? Da piccoli. Che era io Cosa? vengo dal Perù, fammi quello che vuoi tu, lo sapevi? E No. uno gli doveva fare cose tremende all'altro bambino. Tipo, buttati dal secondo balcone, dal balcone del secondo piano. Mazza. Hunger Games. Sì, no, devastante era. Non so come sono sopravvissuto a certe prove. Tipo gli spartani, no? Sì. Quando. Sta succedendo qualcosa? È apparso qui. Io ho fatto una foto, ma non so se. Ah, ho preso la bambolina accanto al cesso, piena di Come hai chiodi. fatto? Con la E. Non me l'ha fatta a me, non mi ha preso. Può essere che le devo prendere tutte io? Senti, che è spuntato congelamento per caso? No. Allora sarà stata la tua. Di nuovo, ma allora la tua torcia, ok. Allora, non ho idea di quante siano questi. Usciamo, io esco un attimo fuori. Voglio capire quanti sono questi sacchi di sale da raccogliere. Moru. Maria, qua ci vuole un suono, devo farmi un suono proprio con la mia voce registrata e dico Moru. E il canale lo chiamo Insert Moru Channel. Ok, allora, che è successo?
Ah, il sale è stato. La candela l'ha fatta. Ancora dobbiamo girare il resto della casa per trovare sale e il rituale del pentagramma. Sanità, ne abbiamo 50%, quindi cerchiamo di sbrigarci prima che ci attacca. E se dovessi vedere il fantasma, portalo da me che gli facciamo bruciare il crocifisso. Come porto? Nel senso che cerchi di venire verso di me Ah. e io ti faccio scudo. Allora, sto andando ad andare giù, dove c'è lo scantinato. Qui c'è qualcosa Qua è, di il pentagramma è qua. giù. Sì, Qui c'è tutta un'area della. non so come si fa. Tutta un'area della casa qui non abbiamo visto. Sì, non so come si fa sto pentagramma. Ma tu sei andato giù da qua, ok? Sta aumentando il Arrivo. ticchettio. Ti sento. Lo senti sto ticchettio? Che ci devo buttare la bambola? Se Tra un n'è andato. Ok, penso che abbiamo fatto anche questo. po'. C'è uno impalato qui. Sì, bello pieno di viscere. Dobbiamo ancora. Ci manca l'ultima cosa, il sale. Hai trovato sacchetti di sale mentre No, giravi? no, non mi sembra No. perlomeno, ma mi sono sfuggiti, Sono cose su cui spunta, sono cose tipo fazzoletti piccoli su cui spunta una mano. Perché sono afferrabili, quindi dobbiamo cercarli nella parte a sinistra della casa. Ora, andando a sinistra. Ok, seguo. vediamo anche qua nel corridoio. Questa porta non si apre. Andiamo qua dentro a vedere se per caso sono qua dentro, l'ha fatti spawnare dopo. C'è qualcosa. Eccolo, vedi? È Ah, ok. là sopra, piglialo tu. Ok, Vai. andando qua, non è che abbiamo una parola, missioni Mettere giornaliere. un altro. C'è stata la musica. Le dita. Ci sono le dita. Dita? Guarda, guarda il dito enorme qua sopra. Dovrebbe servire per fare il rituale. Quindi, però il rituale Non me tu lo fa apri ora. prendere però, E andiamo perché il rituale sarà un altro. Qual è che avevi letto? eh. E cinque dita dei Higgins, là, come cazzo si chiama? Le cinque dita avevi letto? Sì. Mi ricordavo che avevi letto un'altra cosa. Che è successo? Fantasma. Hai Vedi. visto? Vedi il fantasma qua davanti tu? Niente Eh sì, ho fatto pure la foto. di meno, aspetta. Vediamo. No, quello No, sono ma io. è finito, Mi sono visto, ho capito perché sono così ridicolo. Mi Cioè, non sono è fatto tanto le anche i mutande. capelli Non è alla tanto il fatto Niccolò che. Fabbi. E non è tanto il fatto che stai mutande, ma il fatto che sembri Rudy Feller. Che fa pure bene, per carità, eh. Allora, siamo Abbiamo fatto 37. tutto, eh. E qua qualcosa dice? Le cinque dita, dobbiamo trovare le dita. Hai visto quei ditoni? Li dobbiamo prendere e li dobbiamo portare giù e li dobbiamo buttare dentro quei vasi che c'erano al centro. A me non me l'ha fatto prendere, eh. Non so se lo devi prendere tu. No, tutte e due, tutti i giocatori per forza. Riproviamo. Non hai mano libere. Ah, per quello dici? Probabilmente perché non hai le mani libere. Sì, Butto il coso, dai. Vai. effettivamente sono delle dita del cadavere di Gianni Morandi, Effettivamente. che sono enormi. Beh, sì, probabilmente la moglie era contenta, però insomma. Minchia. Bellissimo, chi è Shrek? Bello, Giorgio, bravo. Ah, butto qua sta bambola maledetta perché tanto io non la voglio mica chiamare.
Aspetta, dov'era? Allora, uno era nella solita stanza. Quindi, Quindi è se qua. vuoi, quella prova a pigliarla tu. Vediamo. Io non so se gli Sì, c'è cambia i posti. fantasma, guarda. Niente, non ne vedo. Prendo il ditone. Trovato uno. Scendiamo giù. Si è spaccata pure questa. Mi vedi? Ok, Sì. scendiamo giù con questi ditoni. Oh, ma che bello! Che cosa è? Un albero di Natale? Ma sono cinque dita, ce ne abbiamo due. Sì, ottimo. Già due, siamo stati bravi. Allora, e lo buttiamo con la G, penso. No, con la E. Una volta con la E e brucia, ok. Vediamo se ce n'è qua sotto. Questa porta che si apre, non la vedo. Il ditomane. Il dito preferito. Un altro non riesco a passare, però aspetta, vedi là, sta lì giù. Ah no, questa è una, scusa, in braccio, in braccio, no no, è un braccio di una bambola, No, no. tipo, Ah. sono uguali. Infatti. Chi è? Non lo so. Tu stai qua e non hai visto nulla, no? No, proviamo, dobbiamo risalire, andare a cercare le altre dita prima che arrivi a zero sta sanità. A Ma tanta voglia, sto ancora. destra già l'ho cercato. Andiamo qua. Un altro, ci sei passato sopra. Sì? Sì. Mancano due. Ok, va a cercare l'accesso. Come cazzo è che non l'ho visto? Questo mi fa pensare che se devo rigirare tutta casa, probabilmente, perché. Tutta quell'altra parte della casa non ci sono proprio andato io. Probabilmente sarà da quella parte che non abbiamo nemmeno aperto, in quel corridoio. Sai che se ci passi velocemente qua ancora che apre e chiude sta porta, e in quel momento la cosa è il dito è nero e non fa il blink, diciamo, e sei fregato che non te lo fa vedere. Allora, qua ci Bucano sono dopo, insomma. tutte ste candele. Niente. Non si vede nulla. Qua è una stanza, questa dove uno deve dire la parola che c'è scritta nel quadro. Non sei venuto qua in fondo? No, aspetta, sto cercando qua. Ho trovato un Dove altro stai tu? ditone in fondo al corridoio. Quindi secondo me dobbiamo trovare qua l'ultimo. Fondo del quarto, capito? Sì, dobbiamo trovare l'ultimo adesso. Allora, ora ti faccio vedere una cosa. Allora, qua c'è sta stanza, giusto? Se in questa stanza non lo riesce. Successo? Mamma mia, è spawnata la fantasma. Mi si è bloccato tutto, mi ha laggato in quel momento là proprio. Perché siccome sono cose che succedono di botto. Allora, guarda una cosa, mettiti qua davanti, lo vedi che c'è un nome scritto? Premi la V e leggi il nome. Vittoria. Visto che è Ah, successo? quindi si riapre la stanza praticamente. Praticamente si è aperta sta stanza, ora prova a dirlo di nuovo, e mettendoti là davanti e leggendo la parola che c'è. Ah no, no, è uguale, uguale, io ho fatto la foto. Vabbè, basta, qua non c'è bisogno, basta mettersi davanti. Ok, ora qua devi leggere la porta, quello che c'è scritto sulla porta. Dream. Riprova. Dream. Ah. Ok. E si apre questa cosa. Dita ce n'è. No.
finora quante dita abbiamo bruciato? 3, tu ce la guarda in mano. Qua vedi che ci sono queste scritte, c'è il cavallo col disegno, sì, eccetera. Queste cose, se le vedi con quello specchio ectoplasmatico, sì, non si vedono più. Ah. Cioè, vedi quella, la lente come se funzionasse al contrario. Questo è un posto abbastanza buono per scappare, essendo il più lontano di tutta la casa. Allora, adesso che succede? Che se non l'abbiamo trovato, cosa leggiamo qua? Anger. Anger. Non succede niente. Allora, andiamo in quest'altra stanza e andiamo a leggere l'altra frase che c'è nell'altro posto, sul quadro grande. Dov'è? Vieni qua. Cerchiamo un attimo, io non vedo Magna. Nulla. Dillo in inglese dicendo Mag. Magna. O anche Magna. Magna. Questa è come, questa è la maledizione di coso, come si chiama quello lì? Ah, ho trovato, qua è il dito, qua è il dito. Di obsidio. Magna. Ricordi che non prende le parole? Sì, guarda il dito, qua è. Ok. Andiamo. Ok, se riusciamo ad arrivare abbiamo finito. Abbiamo fatto l'esorcismo. Esorciccio. Merda! Attaccato! Dai, sbrighiamoci, che ci ha difeso il crocifisso. Che figlio di puttana. Ci ha difeso il crocifisso, figlio di puttana. No, non sbagliare ste cose. Buongiorno, buongiorno Fabrizio. Ah, buongiorno. Sì, a posto, mo, no, fatta. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ok, possiamo andare. Adesso possiamo uscire belli tranquilli. Capito che Salvatore Gargiulo, io ho detto che mi chiamo Salvatore Gargiulo al fantasma. Buongiorno Fabrizio, è andata bene la prima partita a Demonologist insieme a Warlock, addirittura l'esorcismo. Chi ce lo doveva dire? Vabbè, andiamo a controllare. Sì. Andiamo a controllare e l'esorcismo è stato completato. Grandi. Benissimo. Andiamo alla macchina. Oh, 2% e 3%. Per questo sì, attaccato. Infatti, sì. Eravamo a zero, però il crocifisso ci ha salvato. Che culo. Ci ha salvato alla grande. Va bene, allora possiamo uscire. Adult, un gioco per adulti, esattamente. Fabrizio di Fonsof, just redeemed sound alert. Stai per ritornare, sei sicuro? Sì, conferma. Ok, po 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 po. Bene, abbiamo guadagnato 1450. Che culo. Considerando che giochiamo a livello facile, è accettabile, insomma. Quindi il fantasma corretto è 600. Poi ci sono i 3 che valgono 100, 250 e 200, quindi in totale fa 550. E l'altro esorcismo è ancora $300. Comprati un vestito. Ma gli comprerei una gonna, visto che ormai diciamo che i vestiti ormai non hanno più sesso, ma come uno si vuol vestire si veste. Questo è quello che ho capito andando a Milano in centro. Ormai sembrava di stare al circo, alcune volte mi trattenevo perché mi veniva
proprio mi veniva da ridere. Erano, per carità, loro si sentono bene vestiti così, ok, ma ce l'avete presente Sailor Moon maschio con la barba? Cioè, Sailor Moon vestito da marinaretto, coi capelli lunghi fino al culo biondi e la barba nera in faccia. Pazzesco, pazzesco. Ma infatti questo poi ho scoperto pure che faceva pure spettacoli. Ah, beh. Evidentemente c'era qualcosa di particolare. Ok, allora, sei salito di livello? Penso di sì, dopo No, una... sono ancora primo. Ma com'è possibile? Dopo una cosa del genere. Chiara, vuoi inserirti, Chiara? Ci sei, Chiara? Chiara, se ci sei, batti un colpo. Chiara? Tipo morti. Tipo seduta spiritica. Però Allora. io ho messo il termometro, ho preso il termometro. Ah, grande. Allora, Infatti non c'ho che... soldi. E certo, chi cazzo ce l'ha? Allora, io devo mettere tutte cose qua, crocifisso, candelo, ogni volta bisogna fare sto caricamento, però è più intuitivo questo di quello di Phasmophobia. Molto più semplice. Le cose da un lato ci sono, dall'altro sono caricate e finito. Le devi comprare premi, che cazzo ci voleva? Infatti. Ancora adesso guardo quella cosa e non capisco niente. Allora, l'MF ce lo dà, l'SG ce lo dà. Le flashlight ne abbiamo due, la tela ce l'abbiamo, vetro ce l'abbiamo, a spirit box ce l'abbiamo, la luce UV ce l'abbiamo, il crocifisso volendo se ne potrebbe comprare un altro, però almeno uno ce l'abbiamo, termometro l'hai preso tu, pillole della sanità mentale, 1500, minchia ma sono carissime. Ah, A me no. telecamera a treppiede la devo mettere, la candela è consumabile. Sì. È consumabile, pazzesco. Quindi c'è più. Non ce l'ho più, la devo ricomprare la candela. Minchia, se andiamo avanti così qua, prima che si fanno i piccioli, che ci vuole? Sì, infatti. Bastardi. Vabbè, quando prendiamo il via, poi facciamo le difficoltà difficili, spero di dia più soldi. Che fa? Metto compra la candela allora, perché se ci dà l'obiettivo della candela, non lo possiamo fare. Se ce l'hai, sì. Aspetta, Compra. perché quanto Compra costa la la candela? candela. 600. Mazza. Pazzesco. Sì, ma è troppo poco. È troppo poco. Al solito ti rendono schiavo che ci devi giocare un sacco. Ecco, c'è il Pocket Watch. Adesso è 500. Lo posso comprare. Non so a che si riserve, però vabbè. Non sappiamo a che serve, però dovrebbe farlo. Dovrebbe servire. Speriamo. Magari come obiettivo opzionale che ci può essere dato. Lo compriamo e lo mettiamo. Ok? E andiamo, andiamo indietro. Non ho avuto risposta da Chiara. Penso che questa sia l'ultima partita che Ma faremo. sì, ma aveva detto che non c'era comunque. Ah, aveva detto. Avevo Sì. capito che diceva che si inseriva alla prossima. No, ho Si detto appena vede qua. posso, nel senso nei giorni, credo. Ah, Eh sì. vabbè, ok. Allora andiamo avanti Vai. tranquilli. Ok? No, inizia, ok. Allora, nel frattempo io devo fare a Fabrizio uno shout out. Come si deve. Fabrizio per ora si diverte tantissimo a giocare a Street Fighter 6. Che devo dire che è un gioco che chi ce l'ha se lo sta giocando. E se lo sta sfruttando alla grande. Non è vero, c'era la candela, ce n'è due, pezzo di Ah, vedi. Vedi. merda. Che pezzo di merda. Qua c'è l'orologio, guarda. Funziona Fa? proprio. Cioè, ti Se dice tu... l'ora? Sì, dice... Oddio, l'ora. Cioè, ci sono i secondi che camminano insieme ai minuti. Ma che è sto? Guarda, guarda. Se lo pigli lo vedi. I minuti camminano insieme secondi. Magia. La prestigiribilizzazione. Che minchiate che combinano. Lo metto io l'orologio che funziona, va?
Come suono lo metto io? Va Vabbè, bene, prendiamoci cena. acchiappiamo. Acchiappiamo cose, andiamo più di fretta possibile. Come prima, prendiamo le stesse cose di prima. Io Sì, va bene. prendo il termometro, però. È quello che Tanto funziona. si vede con la fiatella. Comunque, come Sì. vuoi, se lo vuoi prendere. Ok, andiamoci a fare un giro veloce. Io ripunto la stanza di prima, che mi sa che... Se fai il cambio del processore, che devi fare? Devi cambiare pure la scheda Tutto madre. qua. Perché se cambio il processore, la scheda madre non c'ha il socket nuovo, quindi devo cambiare pure la scheda madre. Se cambio la scheda madre... è passato qua. Se cambio la scheda madre, la RAM che ho è vecchia, non c'ha quei socket, quindi devo cambiare pure la RAM. Minchia, e praticamente se ne vanno 500 euro. Magari, sono sui 1200 più o meno. Mamma mia. Io devo dire che con questo computer sono stato abbastanza fortunato perché ora per aggiornarlo dopo 2 anni, il fatto di cambiare la scheda non ho dovuto cambiare Ah no, certo. né nient'altro. Certo. Ma questo ce n'ha quasi 10, quindi Cioè, minchia, allora. Ti a parte la... conviene che ti pigli un computer totalmente nuovo? Sì, esatto. E senza la scheda video. E qua c'è il shift per terra? Ma guarda, mi pare che da quello che potete vedere pure voi, gioco con i giochi al massimo. Anche se non ho un non so a quanto sono arrivati i Ryzen adesso, come, perché io ho il 30, ma mi pare che siamo alla serie 5 ora, tipo 5000, se non ricordo male. Ah, probabile. Cioè è aumentata, sono passati 2-3 anni e siamo alla serie 5000 per quanto riguarda quelli medi. E poi ovviamente ogni volta cambiano, quindi è difficile starci dietro. Sì, cioè, beh, me ne esce uno l'anno, quindi è Sì, impossibile, insomma. non è che uno può stare continuamente a cambiare, anzi, un modo buono può essere quello di comprare quello dell'anno precedente Sì, esatto. e risparmiare un sacco di soldi. Sono tre qua sopra. Quattro Ah, sopra, sopra, sopra. ok. Appena sali le scale. Ok. La 4060 ovviamente mi ha migliorato. Ok, spostamenti di poltrona. Mi ha migliorato di parecchio la qualità del video, insomma, della parte video, perché passare dalla 2060 alla 4060 con soli 300 euro. Poi ho aggiunto anche altri 16 giga di RAM, quindi sono a 32. C'è la tavola Ouija. Non... Vito. Sì. Where are you? Where are you? Where are you? Dove Io, lampadina. l'ha rotta? Questa stanza qui è L'ho stoppata. chiesto poco fa. Where are you? L'ha No, ma ho acceso la lampada e la... fatta scoppiare. E per quanto riguarda le altre stanze? Qui. Eccola, è arrivata adesso, eh? Porca troia, non ho fatto in modo a... Fortunatamente negli sta qui. ultimi anni quei processori va bene anche quelli di 2-3 generazioni fa, se non giochi col 4K, certo. 5 MF5. Ottimo. Al bagno. Quindi al cesso, eh. Quindi sì, ci salva un po' il fatto che loro vanno molto avanti con tutte cose, però a noi basta continuare a tenere il limite che ci dà lo stream, no?
lo stream non ci consente di stare sui 4K, noi ce ne freghiamo, stiamo sul Full HD, magari 1080. Guarda. Aperto Che sta succedendo? o chiuso le Ah, armadietti qua. è Ma una come funziona il stronzata bagno che qua? lo fa vedere a te e non a me. Io sento solo i rumori. Ma il mobile restava chiuso. Vabbè, questa qua, eh. Where are you? Non è che parla in italiano. Dove sei? Dove sei? Where are you? How old are you? Sta attaccando? Cerchiamo di andare sul fondo se ci riusciamo, perché questo ci ammazza. Qua Non ho dietro è capito. figlio di puttana. Victoria. Morto, sono morto. Preso. T'ha Ma pigliato tipo Rigami, eh? ammazzato, ma ammazzato. Stavolta è stato uno che ha attaccato prima. Attaccato presto. Quanto abbiamo di sanità? Quanto avevamo di Non lo sanità? so, mo controllo. Con un i5 di nuova generazione e una RTX 970 faccio girare tutto medio alto, vedi? Ed è un i5, non è nemmeno un i7. E scusami, RTX 970, stiamo parlando di 5 anni fa ormai. Perché no, 970 non è una nemmeno una 1060, 1000, 2000, 3000, 4000, 5 anni fa. E infatti, almeno 5 anni fa. Mamma mia. Io c'ho 87, quindi stavamo alti, eh. Mamma mia. Cioè, mi ha ammazzato con 87 di sanità mentale. Ma che Strano, infatti, non. è? E vedi quanti soldi ho perso. Sto figlio di 'ndrocchia. Allora, se uno va su tipo di fantasma, possono percepire e vedere dove si trova la loro preda anche da lontano, se abbastanza vicino a loro. Puoi sentirlo usare parole che altri fantasmi non sarebbero. Anche qua c'è da studiare, tipo di fantasma. La luce del bagno non esiste. Cagano al buio questi. Ah. No, non c'è nemmeno. Temperatura e congelamento. Ok. Avevamo pure l'MF5. Mi pare che mi avevi detto di sì. Ok, Sì. 4 prove, vediamo. Non può essere la macchia d'ectoplasma. Io ho perso un sacco di tempo a cercarla. Quindi ci devi andare a mettere la tela, Già c'è. l'ESG. La risposta della Spirit Box ho provato tante volte e non me l'ha data. Questo risponde a tutti, no? Sì, vabbè, ormai non c'è più problema di sapere. Sto vedendo un po' le schede, perché è passata la moria. Per il mining ora c'è lo spettro dell'IA che sembra vadano col rack di scheda video. Che vuol Senti, ma dire? la telecamera che Che cosa funzione ha? Che è? ti consente di vedere da fuori quello che succede dentro senza che ti si abbassa la sanità mentale. Ma non è MF5 la cosa, la A sfera di sfera? luce? Ma al momento qua non ci sono né sfere né dots.
Quindi, per esempio, ti potrebbe fare vedere che c'è la cosa, che c'è il disegno su tela, senza Vado a che tu entri. mettere sto coso. Ah, nuovamente c'è il rischio che non si trovano più schede? Ah, prima per il mining, adesso per il discorso dell'intelligenza artificiale. Mamma mia, un incubo. Io ero contento che finalmente le schede si cominciavano a ritrovare, addirittura per lo studio, non avendo bisogno di grandi, avevo comprato il computer senza scheda video. Perché quelli con le schede video costavano un No, una botto di chiesa, soldi. porca Eva. Non so se concludi niente a mettere queste macchinette. Boh. E ora ho comprato qua la 4060. Cosa faccio? Monto la scheda, la 260, la vado a montare su quel PC. Dove c'ho un. Mi pare i5 di nona generazione o di ottava. Gli dovrebbe dare una bella, un bel boost, diciamo, in avanti. Quindi c'è impronta digitale, disegno su tela e spirit box. Ma a me alla spirit box non ha risposto. In caso la devi cercare sul mio cadavere. Questa è la risposta alla spirit box. Il commissario Ricchio, che facciamo? Ti immagini che ti risponde così, tipo balliamo? Balliamo! Mamma mia, voglio morire, mi fanno impazzire questi. È comparsa sulla sinistra, si è affacciata. Ha fatto una comparsata così. Ok, Sì. io sono passato attraverso la porta, c'è un MF3 in questo momento. Cioè, La per adesso tela non non è. la vedo disegnata. Ok. Il termometro, è un termometro questa cosa a terra che vedo, No, penso di mi sa che è sì. tipo uno shampoo. No, è il termometro. Sembrerebbe essere sotto lo zero la temperatura. Ah, Eh sì, è temperatura di congelamento, sì. Hai ok. messa? Sì, l'avevo messa e l'ho dimenticato. Tu hai messo Quindi. dentro la telecamera, stai guardando? Sì, l'ho vista. Sì, però non compare niente, sto ECG non. Questo SG non esce. Aspetta, bisogna impronta digitale. Impronta. Impronta come si vedeva questo, no? Con sta lampada. Con la lanterna. Molto buio il gioco qui da morti, eh? Scurissimo. Oddio, pure da vivi, non è che. Sì, bisognerà mettere la luminosità bella accesa. Chissà perché mi capita di avere dei fotogrammi persi in rete, mi dice. Qualche cosa me la perde, un 1%. Ecco, ora ti vedo. Successo. Comunque qua gli eventi sono fatti molto meglio di Phasmophobia. Eventi di che parli? Di che In tipo di generale, eventi? quando appare il fantasma, quando si Ah aprono i sì. sportelli, Sì, eccetera. cinematografico praticamente. Quindi Praticamente che cinematografico. si poteva far bene volendo. Senti una cosa, ti converrebbe tenere in mano il crocifisso? Eh sì, infatti mo Visto prendo. la fine che ho fatto io. Tienilo in mano, che se questo attacca lo selezioni e te lo metti in mano. Perché, insomma, è stato abbastanza brutto questo attacco all'inizio della partita, bestiale.
E io tanto prendo pure la spirit box tu amo. palle. Però queste cose all'inizio della partita sono una fregatura. Sì, infatti poi se azzecco il fantasma poi chiudo, almeno. Mamma mia. La bandiera di Warlock, l'ho recuperata. Ecco di qua, te la metto. La metto qui. Che sventola. Non che sventola, nel senso, che sventola. No. Io c'ho sto rollo. Ah, c'ho sto coso io. Ah, lo ma mi pare che non c'erano. Non Prova. c'erano? Guarda un attimo la tipologia di fantasma. C'era una cosa che saltava. Questo Macchie di ettoplasma, era questo. salta? È quello che non c'è? E Sì, esatto. allora lo puoi buttare. Eccola qua, bravo. Piri, 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 piri. Ho trovato pure gli animali di Tsuki. Li posiziono di nuovo. Apri porta, questa è Ho capito bestiale. perché ti ha attaccato. Hai triggerato la Ouija. Sì. Perché c'era la Ouija là dentro. Where are Eccolo. you? Where are you? Where are you? Where are you? Ha risposto, eh? Grande. Quando si illumina il fantasma risponde, Sì. Quindi pollice in su per Warlock. Abbiamo recuperato anche il pollice in su. un Abaddon. Abaddon. Un Abaddonware. Invece di un Messo? Abandonware, un Abaddonware. No, aspetta un secondo. Cosa devo mettere allora? Spirit La box. Spirit Box. Abaddon. Ah, non lo posso selezionare. Perché? Perché sono morto. Perfetto. Allora vado, eh. Sì. Ok, vediamo qua il risultato. Rimborso assicurativo 3600. Mazza. Sono sordi effettivamente. Io ho 850 Rimborso assicurativo dollari. per però non capisco perché non mi dice la percentuale. Cioè c'è scritto per c'è un errore di programmazione. Cioè. Conviene morire. Dipende da tutto quello che avevo messo prima. Vedi, c'è un errore di programmazione perché c'è scritto percentuale e poi c'è graffato percentuale. Al posto di percentuale ci doveva essere il numero. Giusto? Credo sì. Eh Avrebbe dovuto mettere 180. sì. Mica, che senso ha fare vedere questo? Il simbolo percentuale. Credo sia 100% perché siamo in facile. Speriamo che sia così. Aspetta, ma ci abbiamo preso? Ha Io corretto, non. sì, no, perché tu non c'avevi, ok. Ok. Va bene, quindi qua mi dà 4.400, c'è da andare a fare di nuovo la spesa. Quindi bisogna stare attenti che se là dentro c'è la spi c'è la sta cosa, la tavola Ouija viene triggerata e si attiva. Bella stronzata. Allora, io ho perso tutto. Sì, ho perso tutto. Porca la miseria.
Allora, le cose che non vengono date sono il crocifisso 2000. Che crocifisso 2000 costa? Porca la miseria. Poi la candela la devo prendere perché ci potrebbe servire. Telecamera a tre Ne vale la pena? Se stiamo dentro a controllare? piedi? Vabbè. Non capisco. La fotocamera, a che serve fare ste foto? Non lo capisco. Non ho capito manco io. Giusto? Lo sledgehammer ci potrebbe dare di andare a qualche parte, quasi quasi. Dici, piglio due crocifissi? Oppure piglio una sanità mentale? Aspetta, perché Che è lo c'ho qui. $1.500. Eh sì, quella forse. Io ho un crocifisso e una sanità mentale. Anche perché un altro crocifisso non me lo posso permettere in quanto costa 2000. Ok, compra. E aggiungi. Tremendo. Tremendo, che cioè di un punitivo incredibile. Prima avevo comprato un sacco di cose e non mi è rimasto più niente. Come Sei mai non indeciso? riesco a tornare? Ah, ecco, finalmente. Ok. Se sei pronto, partiamo. Tu hai messo qualcosa? Il termometro hai Sì, il messo? termometro, sì. E basta, ok. Allora, vai, proviamo a farne un'altra. Io sono troppo bravo, io proprio veramente sono stato azzurro di sci. Ma di sci, ormai questi giochi, la mia è classe, coglionazzo. Questa è classe, classe. Allora, quindi indovina il tipo di fantasma, flashlight, vetro. E mi spaventa usare la spiritbox, ci credi? Faccio io. No, vabbè, scherzo, però. Di questa cosa che non devo vedere la. Se ti funziona, sì, falla tu, vai. Vabbè, Preso il termometro. cambia. Il termometro ci cambia poco perché c'è la fiatella. Magari lo usiamo dopo. Ah, di Cesare. Ma manco il tempo di iniziare, la porta com'è? Mamma mia. In che senso? Manco iniziato, mi è spuntata la bambina. Hai visto? La bambina non si vergogna. No, sempre là. Fissa. Non so cosa sbatte. Sto sopra? Ok, ma non c'è niente. Di nuovo zona bagno qua, c'ho due. Eccola, qua. Mi sei ristare un'altra volta qua, eh. Ok, il gioco si vuol dire che ha molta fantasia per ora. Dici random, la funzione random funziona molto bene. C'è di nuovo Ouija in mezzo alle palle? No, Where ok. are you? Where Where are are you? you? Non c'è niente qua. Di Where are questi. you? La lascio qua. Sì, io non vedo niente di macchie d'ectoplasma. Non ne ho viste. Vediamo con le impronte. Si spostano i fantasmi? Guarda, non ne ho idea ancora. Voglio provare giù perché qui non muoio più.
I tarocchi. Ci Rocky? La sono i tarocchi posati sul cesso. prende? Devo posare qualche cosa. Allora, questi li poso qua. Davanti alla porta del bagno li poso. Le cose che ho. Where are you? Where are you? E a che cosa serve che faccio i tarocchi? Che lo. Per vedere fortuna, famiglia, queste cose qua. Ho capito, ma. Mi faccio ammazzare di nuovo? No, aspetta. Non mi fa perché non sappiamo che. A me non mi suona più, eh. Sono qua a terra, nel corridoio. Abbiamo bisogno di che con l'MF fai. Cerchi di capire se c'è qualche cosa in giro. Io nel frattempo sto facendo un attimo avanti e indietro. Mozza qui giù, eh. Ah, vedi, ok. Allora. Stronzecchio. Where are you? Where are you? Sta qua, sta stanza qui, dai. Ok. Io dovrei fare in Sta maniera stuzzicchio da tale, rigore. ecco, che ti abbassi il volume quando parli nel gioco. Perché vedo che schizza altissimo, non voglio che. Hai Dov'è capito che. dove? Dove, A dove? sinistra? Vai sulle scale. No, sì, vabbè, è uguale pure da qua, mi sa che si arriva. Sì, qua. Dove stai prima? Hai capito? Dove No. stai? Ah, dove c'è l'MF? Qua. Torna, esatto, là. Vai. Va bene. Allora, facciamo così. Gira la ruota. Gira la ruota. Oh, Abbiamo messo tutto ora, praticamente. Ti ricordi che c'era quello che li faceva applaudire alla ruota della fortuna? Damiano! Damiano, l'animatore. Questo ha fatto sto lavoro per Mike Buongiorno per 40 anni, cioè 30 anni, non lo so per quanto tempo, mamma mia. Pazzesco. Di responsabilità. Ah, ci ha fregato pure Sledgehammer. Ok, ma il treppiede non ce l'abbiamo più, vero? Quindi abbiamo più la telecamera, dobbiamo stare dentro. Porca miseria. Mi sa che si è pure spostato. E che? Un treno, un autobus che si sposta in continuazione. Poco fa buttava cose qua. Dove? E qua dove avevi messo tu? Sta succedendo qualcosa? Eccolo, era comparso. Tipo un demone panzone, ma non. Come il mago. Ne abbiamo prove fino ad ora? Sono il mago pancione con un culo. Eccolo, Che è succede? comparso qui. Ma è comparso, non è che era l'SG. No, ecco, mori da tre, vedi? È comparso una sagoma. Sì. Però Quando compare. dietro, Dietro, qua. No, Qua. qua. Dove sta la poltrona? Qui. È Ah, non comparso qui. c'entra niente con l'SG. Però è là, dai, vedi che è da tre. Ok. Allora vado sopra e ti lancio tutte cose. Where are you? Dal balcone. Hai esposto Spirit Box. Ok, è spuntato il fantasma verde, giusto? Ok, è possibile che le lancio di qua? No,
No, cadono qui dentro, peccato. Capito che sei affamato. Sento movimenti. Vediamo se ci sono impronte. Nel frattempo cosa ho pure in mano? I tarocchi, questi li butto. Senti, il vetro, quello dell'ectoplasma, dov'è che è? Mi sa che non ce l'abbiamo. Ah, sta su? No, mi sa che ce l'abbiamo. Dovrebbe esserci di base nel Ah, gioco. sta a terra. Allora, mi sa che sta a terra. No, no, mi sa che non. Può essere che nel bagno, davanti al bagno. Ma impronta. Sì, Vista? vuoi venire che la vedi? S Vai. si impronta sul muro qua. Dov'è? Ah, è fatta su un interruttore. Ah sì, vedo, vedo. Ok, così sì, ce l'ho vista. E poi scompare completamente? No, no. Ok, impronta, allora vediamo. Le macchie non possono essere. Può essere SG. Può essere congelamento. Può essere tutela. Non può essere MF5 e nemmeno macchia. Quindi tela, congelamento, SG. Abbiamo tutto qua. Questo lo butto. L'hai rotto te? Tela, congelamento. Il Cioè, termometro l'hai visto che era a terra, vero? sì, ce l'ho in mano, ma uno dei 10 gradi non scende. A Prova a 30, va. spostarlo qua. Visto che gli piace toccare sto Rotto tutto, coso, eh. questo interruttore, ha rotto tutte le luci. Niente, proviamo a uscire un attimo. Magari mentre siamo fuori fa un disegno. Ce la Che non c'ha. ragioniamo un secondo. Ce la ragioniamo un secondo perché sono un po'. Allora, il crocifisso non c'è. Ma l'avevo comprato io però. Non l'hai messo, mi sa. Ma com'è possibile? Dio santo. Ci sono solo le pillole. Che stronzata. Si chiama Beatrice Anna. Non so quale sia il nome e il cognome, ma. O Anna Beatrice o Beatrice Anna. Risponde solo quando sei solo. Beh, Anna è il cognome, no? Come Daryl Anna. Anna è Barbera. Se no sarebbe stata con la H dopo. Anna. Levi, Anna. Allora, utilizzate gli strumenti per individuare tavoletta, obiettivi opzionali saranno disponibili dopo. Allora, dopo c'è raccogli le sfere del fantasma. Che c'è di raccogliere La i coglioni? spirit box ha fatto, eh? Sì. Poi Sì. scattate la foto al fantasma. Ah, c'è, scatta la foto al fantasma. E quindi è la Ovviamente. candela, quindi non possiamo fare l'esorcismo perché ci mancano cose. Troppo restringente questo gioco, troppo. Bisogna giocarci un sacco di tempo per poter sbloccare tutte queste cose e averle sempre a disposizione. Ci vuole un sacco di tempo. Almeno dacci però il fantasma, porca la miseria, ce ne andiamo. Forse, vabbè, dobbiamo tornare dentro a vedere. Tela, congelamento, SG, porca la miseria. Poi c'è pure la penalità, se non pigli il fantasma giusto c'è la penalità del 30%. Cioè? Ti toglie pure i soldi. Però Ah. su zero non ne toglie. Grazie. Dovete debito.
Allora, la tela non è disegnata. Vediamo il congelamento. Opzione tarocchi. È qui alta però la temperatura, eh? E nell'altra Qui stanza? è qui a 10 gradi, quella più bassa. Dove sto io adesso? Sai come uno dice, prova a spostarlo. Sarebbe girato dall'altra parte. Lo posso spostare un attimino? Sì, io effettivamente non so quale sia il verso dove viene visualizzato. Successo? È spostato un cestino nella lavanderia. Ecco, di nuovo qua. Possiamo metterlo qua. È un botto questa fa, eh? Right on the canvas. Come si dice disegna? Draw. Draw on the canvas. Beatrice Anna, draw on the canvas. Beatrice, come si dice? Beatrice. Beatrice Anna, draw on the canvas. E non disegna. Qua ci va vicino, ma non. Allora, io metterei l'SG. A un certo punto direi anche basta, nel senso che abbiamo provato. Vediamo se riusciamo a forzare un'attività. Ci vogliamo nascondere prima da qualche parte, non lo so. E dove? C'è un posto. Non ce n'è nascondigli. Questa è la minchiata. O andiamo nella stanza quella Vittoria là, com'è? Quella in fondo. Quanto è l'MF4? Vedi, non dà niente. Non dà niente il cornuto. Però questa è la temperatura più bassa qui, eh. Vabbè, andiamo là in fondo alla casa e proviamo a triggerarlo. Ha preso i tarocchi? Sì. Ah, qua uno gli può chiedere di giocare con lui, capito? E lui ti manda la palla. Un altro modo per triggerarlo. Non capisco se ho la candela. Ok. Devo prima accendere le candele. Come si accendono le Non credo che si accendano. Pare di no. Magna. No. Magda. Perché Magda. La vedi? Te a me voleva a te. funziona? A me vuole di nuovo. Magda? E però è successo niente. No, è stato uno spavento e Mostro a basta. parte. Allora è di là. Qua accade qualcosa. Qui qualche volta si sono accese ste candele e qua si è creata forse un'altra stanza. Dietro sto quadro, non ricordo di preciso cosa è successo. Butta i libri, ma a parte questo. Andiamo là.
storia. C'era uno scarafaggio. Dream. Ok. No, proviamo. Void. Flame of Fate. Slave. Moon. Nuovo Flame of Fate. Morte. Vuoto, arrivuoto, arrivuoto. E quello porta a salire a zero, tipo. Sì, abbiamo la sanità super azzerata per 50 volte. Adesso Finito? sacrifichiamoci per uscire. Aspetta, sono finiti? Penso che stia attaccando, eh? O sbaglio? Tutte queste lampade che in tutta la casa. Forse aspetta 2 minuti era buono. Magna. Ah, non c'è più la scritta. No. Chi era? Moro, qua è. Ma così de corsa? Sì, dobbiamo correre alla Devur. Almeno possiamo arrivare fino a là sotto. Vediamo chi vuole. Io mi metto a sinistra, tu a destra. No, mi sa che era un'apparizione, eh. No, no, stavolta correva verso di noi, come prima. Pure prima. Forse siamo riusciti a fregarlo. Sai che è facile, la durata della caccia dura poco. Sì. Magari stavolta ci è andata di culo. No, 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 no! E questo è un attacco. Vedi, ci arriva qua. Non ci arriva, infatti te lo dicevo. Ma se ogni volta che arriviamo là ci attacca. Avanti, stavolta siamo passati. Ok, adesso uno dei due piglia la sanità mentale e entra. Per Ha fatto niente. andare. Per vedere se ha scritto la tela. Per Vabbè. forza, perché Vado io con me, ho messo meno roba. almeno quello lo dobbiamo cercare di vedere. Vediamo quanto abbiamo. Ah, io ho 5 e tu c'hai 23. Allora, pigliatela tu, che hai la sanità più alta. Ok, vado. 62, e vai tranquillo a vedere che succede. Ti seguo da OBS.
No, tela non è scritta. Ok. Quindi è CG, secondo me. Sarà sto cacchio di SG. Dovrebbe essere un poltergeist. Mettiamolo e basta, dai. A che ore siamo arrivati? 12:30. Ok, possiamo chiudere. Conferma. Andiamo alla macchina. 3, 2, 1, via. Conferma. Sembra corretto perché non vedo il segno Abbastanza sbagliato. corretto, sì. C'è andata. Ci siamo andati per esclusione. Questo SG è Guarda. tremendo perché deve essere posizionato nel modo giusto, nella direzione giusta, se no non te lo fa vedere. Va bene, ok. Possiamo chiudere allora. Un Sì. ciriciao a tutti. Vediamo se c'è qualcuno a cui possiamo fare un raidino. Prima di andare, ci sono. Mamma mia, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. C'è una ragazza che si chiama Shizuko Umi che porta tanti giochi così, però niente. Lasciamo perdere, freghiamocene. E allora chiudiamo così la live. Non penso che ci sia più nessuno nemmeno che ci segua. O almeno dalla chat così sembra. È Cioè, Fabio. salutiamo ovviamente Fabio che lui invece è sempre presente. Come sempre. Ciao Alla prossima. Tsuki, ciao Tsuki. Sì, vabbè, no, ci siete, certo. Voi lo sappiamo che ci siete. E vediamo, insomma, se riusciamo a fare una live in serata, se ci sei o no, ci sei Warlock. In serata no. In serata no, va bene. Allora alla prossima settimana. E ci vediamo per l'aggiornamento di Phasmo, giorno Sì. 8. Sicuramente riusciamo a fare, almeno se non insieme, proverò a fare una live Ok, ma adesso ci organizziamo. io. Va benissimo. Un abbraccio a tutti, Ok. buon Alla prossima. pranzo. Alla prossima, ciao. Ciao.